di Marco Stefani. Ma chi è? Io so soltanto quello che è il testamento, secondo il quale questo Di Marco sarebbe figlio naturale del defunto barone. E dove sarebbe questo Di Marco? Stefano Di Marco, non lo so ancora, ma ho dato istruzioni al dottore di cercarlo. Di che? A noi non resta più nulla. Sicuro, caro Ottavio, ho visto benissimo. Dove hai messo il telegramma? Sì. Ah, eccolo qua. Ecco, il telegramma lo annuncia per le due, adesso sono le tre. Ci permette anche di farsi aspettare questo signore. Di dove viene? Da Pontescuro. Sì, un paesetto, quattro case e una chiesa. Esatto. Ma allora può essere anche un prete. Che c'entra? E no, mamma, perché i preti non si possono mica sposare. E tu avevi detto... Vieni! Siate il benvenuto. I miei omaggi, signora baronessa. Molto lieto. Le mie bambine. Molto lieto, molto lieto. Scusate, vi piace la lepre in salmì? Sì, mi piace moltissimo. Per pranzo avremo appunto la lepre. Grazie. Addio, Fusilli. Come? Ma non è Di Marco questo? Ma no, è il dottor Fusilli, il mio procuratore. Oh, ma è ridicolo, è tutto il giorno che l'aspettiamo. Ma dov'è questo Di Marco? Oh, sono qua. Lo spalliere. Salute. Buongiorno, Di Marco. Sono il notaio Sandelli, esecutore testamentario della buonanima, il barone Garlandi. Di Marco Stefano, per servirvi. Bene, bene. È così? Oh, ma è assurdo. Andiamo via, ma non è possibile. Ma quello è un contadino. Sì, signore, Pontescuro. Anzi, domani avevo la semina, ma poi... E quello sarebbe l'erede dei baroni Garlandi. Che è colpa mia? Io adesso sarei come chi dicesse il padrone. E me la pigliate con me. No, la colpa è di un pazzo. Di un vecchio pazzo che ha voluto umiliare me. E... Papà! Un bracciante, bella parentela. Mamma cara, mi sembra che il babbo esageri. Non dovremmo sentirci umiliati, almeno per conto mio. E... in fin dei conti, se lo zio ha voluto fare del bene a suo figlio. Ma che figlio? Chissà se fa presto una donna furba ad attribuire un figlio al più ricco dei suoi amanti. Che c'è? C'è che la deve piantare. Cosa avete detto? Carlo. Perché a me, mondolaro, certi discorsi non mi piacciono, Neanche la vergogna di parlare così davanti alle donne. Insomma, io mi rifiuto di riconoscere questo individuo come mio parente. E sosterrò... Ah, sì? Ah, vuoi... Ciao, papà. Ciao, cara. Come va, piccola? Bene, papà. Addio, cara. Hai dormito bene? Ah, tutt'altro. Ho passato una notte terribile. Mi si deve vedere dalla faccia, no? Ma no, che hai una bellissima cera. E anche stamane quel Di Marco non si fa vedere. Vedi che cos'è? Lo volesti addirittura a tavola con noi? Ma no, non vedi? Gli ho fatto preparare in disparte. Ma scusa, papà, sedersi qui con noi. Marta, non essere ridicola. Ma in fin dei conti è un nostro parente. Parente? Carlo. E stai zitta, che sei una bambina. E dalli con questa bambina. Tanto l'ho visto sul vocabolario che cosa vuol dire bastardo. Ma bisognerebbe chiamarlo questo signor Di Marco. Ma io non so perché ti preoccupi tanto. Aspetta, mamma. Mica male, no? Salute. Barone, non è mica che io ce l'ho con te, sai. Michele. Prego. Buongiorno, Riverini. Partite? No, vado a dare un'occhiata qui in giro. Però è bello, eh? Bello. È bello, sì. E allora, buona passeggiata. Grazie, signorina, grazie. Baronessa, permesso. C'era ragione Nini. Così cambiato sembra un altro. Ma è vero che papà vuol fare da causa? Oh, l'ho fatto tutto per te, ma... Per me? Per... Oh, guarda, mamma. Che cos'è il... Sofia, guarda un po' qua. Ma quando in qua si entra nella casa del padrone senza chiedere il permesso? Che novità sono queste? Ah, Marta, sei stata tu a far entrare questa casa? Ma io no, papà. E allora chi è stato? Hai inaudito? Barone, queste donne le ho fatte venire qua io. Sì, per via dell'acqua, lo dicevo adesso al signor Dossena. Ma insomma, loro non hanno colpa, le ho dato ordine io. Ordini, Sfogatevi pure a dare degli ordini finché lo potete. Ancora per poco, però, vi assicuro. Scusate, Dossena. A vostra disposizione. Di Marco, io ho capito le vostre intenzioni. Voi e anche a me quelle donne fanno un po' di compassione, ma... Ma non c'era bisogno di far sì. Potevano prendere l'acqua in cucina, no? Anche per loro, poverette. Tutti questi marmi, questi tappeti, le imbarazzano un poco. Ma allora... Ecco l'acqua.
Vabbè, un'altra adesso, ma in questa roba qua. L'acqua, signore, l'acqua. Ah, incredibile. È inaudito, ecco, inaudito. Sì, là. Sentimi male. Vattene, sei sempre fumato le popolari. Le scarpe mi fanno male. Ah. Conti di star via molto? Non lo so, non lo so. Anche un anno se occorre, finché non mi riuscirà di cacciar via quel bifolco. C'era con te. Bifolco sei te. Non per me, sai. Io sono pronta ad ogni sacrificio. Ma per Marta, per Ninì, povere figliole, essere ridotte così. Su, su, cara, su, su. Odì, a proposito un po' di quattrini. Uff, che ti servono? Mi servono. E a te che ti servono? Oh, ma questi sono soldi miei, sei. Siamo amici o no? E allora? Non ti preoccupare, cara. Vuol dire che appena avremo vinto la causa, faremo, come si dice, accenderemo un'ipoteca sulla porta del denaro che ci occorre, va bene? Hai capito? Ma io no. Ma tu sei il solito ignorante. Ma che cosa sarà questa ipoteca? No, lo so, ma con quella gente lì non c'è da fidarsi, sai? Signor Barone, la carrozza è pronta. Arrivederci. No, ti accompagno. Beh, Marta e Nini, dove sono, cara? Ti aspettano lì al cancello. Ossequi, signor Barone. Arrivederci, Sofia. Arrivederci, caro. Mi raccomando. Stai tranquilla. Andiamo, Giuseppe. Buon viaggio, caro, buon viaggio. Grazie. Signora Baronessa. Come va, come va? Come va? E tu che vuoi? E vattene. Appunto. Signora Baronessa. Il signor Barone è partito con tanta fretta che... Sì? Ecco, io c'ho qui dei danari che sono vostri. Denari nostri? E perché? Ma come perché? È l'eredità. Eh? Cioè no. Nel testamento, in fondo, c'era un'aggiunta. Un legato? Nel testamento non si parlava di legati. Lo so, ma c'era una lettera. Una lettera? Sì, l'ho trovata io nel cassetto. Aspetta, diceva... di mente e di corpo... Ci voglio lasciare queste 20.000 lire alla mia cara cognata e alle mie care nipotine, Marta. Oh, diceva proprio così, eh? E l'avete quella lettera? Ah, sì. Cioè, no, non ce l'ho qui. Però... Ecco qua. Veramente io non sto... Baronessa, volontà del defunto, parola d'onore, mi devi credere. Stefano. Grazie. Permettete che vi chiami Stefano. Siete mio nipote, no? Oh, figurati, zia. Anzi, senti, quando hai bisogno di qualche cosa, ricordati che io sono sempre qua. Sì, grazie. Arrivederci, Stefano. Salute. Stasera potreste anche pranzare con noi. Vi aspettiamo, Sì, sì. Però? Perché ho le scarpe infangate, Che succede? Marta, vieni. Oh, mamma. Niente. Succede, baronessa, che... Niente, zia Sofia, niente. Devo dire due parole a questo signore. Ho gli stivali infangati, vero? Perché io fino adesso sono stato a lavorare con la mia gente. A lavorare per un ideale e per qualche cosa che voi non capirete mai. Questo fango è la terra che dà da mangiare anche a voi. Però, se elegante, per stare in vostra compagnia, non avete che da prendere la porta e andarvene. Perché qua dentro il padrone sono io. E tu, Marta? Niente. Ma io non capisco. Marta! Già, tu non puoi dire niente, visto che il signore ti ha dichiarato con tanta finezza di essere lui il padrone. Infatti. State tranquillo, signor Di Marco, finché voi sarete qui, io non avrò più... Farete molto piacere. Signora, vi chiedo scusa. Mi vuoi spiegare? È incredibile. Caro Stefano, io ammetto che siate il padrone e non perdete l'occasione per ricordarcelo, ma non capisco che questo contegno. Signora baronessa, ecco, vorrei spiegarvi che io... No, Stefano, c'è un limite a tutto e questa volta avete proprio esagerato. Sì, è vero. Avete ragione, forse ho esagerato. Ma io credevo... Perché nei vini, non aveva detto... Mi rincresce... Ma ti dico che Stefano ha fatto benone. Sta zitta tu. Mamma. Oh, bene. Ce l'hai voluto per fartelo capire, eh? Ecco. Cara, è sul tesoro subito. Di caldo, un tè, una camomilla. Carlo! Bentornato, Carlo. Ma cos'hai? Mi sembri un po' stanco. Sai, cara, con quella... Sfido io. Deve essere stata una bella emozione, papà. Capirete. Ah, sì, sì, siamo tanto contenti, sai. Contenti? Sì, sì, siamo felici, ecco.
Però papà devi promettere. Non devi lasciarlo andare via. Ma chi? Stefano, naturalmente. Ma come io? Non dovrei lasciare andare via Stefano. Ma cosa dice? È scritto perché non volevo che tu andassi in collera. Ma penso che metà dei denari per la causa te li ha dati lui. E poi tu sapessi che cosa ha fatto per la terra. I contadini lo adorano. E poi, c'è dell'altro. Mamma, insomma, saresti molto cattiva a mandarlo via ora che abbiamo vinto la causa. Vinto la causa? Ma Stefano! Ma sì! Ma la causa l'abbiamo persa. Persa? Persa? Ha perso la causa. Persa!